Questo programma è offerto da S&L Trasporti, via Fiumara 3, Genova. Bentornati con Dilettantissimo. Anche questa sera andremo a vedere tutti i risultati del calcio dilettantistico ligure. Peraltro si sta giocando ancora una partita che è cominciata alle 17:30, il big match tra Bogliasco e Golfo Camogli, Prorecco e Avegno. Per il momento siamo 2-1, scusate il microfono, ho dimenticato di nella concitazione della diretta, non ho dimenticato di partire col microfono, quindi 2-1 per quanto riguarda il Bogliasco. Abbiamo già delle prime immagini che con la regia se riusciamo a mandarle in onda. Abbiamo il primo tempo che è terminato 2-0, stiamo montando anche il secondo tempo dove c'è il gol, appunto, ecco, questo qua è il primo gol del Bogliasco con Cimieri, questo qua è il secondo gol che è il gol di Baldari. Ballari che mette la palla alle spalle, mentre abbiamo il primo gol che è subito dopo. Questo qua invece è il primo gol, che è quello di Cimieri, che mette alle spalle del portiere Roy, e questo qua è il gol del 2-0, quindi per il Bogliasco. Poi vedremo che c'è un'azione dove il Bogliasco ha reclamato un calcio di rigore, colpo di tacco di eccolo qua, come possiamo vedere il colpo di tacco di Cappelletti, e Albanese di Chiavari fa proseguire. Peraltro gli altri assistenti sono Massa e Vigna. Bene. Scrivono che il gol del Golfo Paradiso, che ha accorciato le distanze, è stato fatto da Canepa. Peraltro mi segnalano che è stato colto anche un palo dal Golfo Paradiso, quindi è una partita che è nel corso comunque della trasmissione vi faremo vedere anche le altre immagini, grazie a Marino Nassano che ci sta inviando i video. Con noi questa sera Fabio Merello. Ciao Fabio, cosa sei andato a vedere questa sera? Del Cogoletto. Di fianco a te un altro Fabio, i due più giovani della compagnia, perché Fabio 2005, Fabio Merello 2005, Fabio Lograsso 2003. E poi Alessia, ciao Alessia. Buonasera a tutti, io ricordo che il numero per interagire con noi è il 338-489-1908. Alla mia destra invece abbiamo due persone un pochino più anziane che sono rispetto ai ragazzi. Io molto più anziano. Ugo Maggi, ciao Ugo, ciao, presidente Ajax. Ciao Clari, buonasera della Liguria. E Davide Gazzano, un ex indimenticato di mille squadre e anche, insomma, va a vedere per noi qualche partita. Ciao, a vedere ciao, Borzoli Valeschivia, giusto? Borzoli Valeschivia, sì. Terminata 1-2, giusto? 1-2 per il Valeschivia, sì, esatto. Poi ne parleremo nel corso della partita. Andiamo subito a vedere i risultati della giornata partendo dalla terza categoria. Abbiamo i risultati, eccoli qua. Sì, Don Bosco, seconda squadra ponente, è stata rinviata, mentre Proponte Decimo, Pieve Ligure, terminata 1-2, San Bernardo, La Rabona 0-3, San Giorgio, Savignone 5-3, Valleschivia, Stella Calcio, Biancorossa 4-2, Dinamo Santiago, Bavari 0-3, Atletico Genova, Ricreativo 6-2, Boccasena, Chase 1-4. Squadra di Bob, al Chase, prima classifica con... l'Atletico punti. Genova è primo in classifica con 16 punti, segue la Rabona con 13. C'è anche il Chase primo in classifica, ma comunque poi magari mi sbaglio io. Questa è la classifica, la Rabona seconda con 13, Chase terzo con il Pieve Ligure, squadra B 12, il Bavari 11, Valleschivia, San Giorgio 10, Dinamo Santiago, Don Bosco 6, San Bernardino, Savignone 5, Boccazena, Ponente e Recreativo 4, Granarolo seconda squadra, Ponte Decimo 3 e Stella Calcio 1. Le squadre con un asterisco significa che devono giocare ancora una partita perché hanno riposato. No, perché sono state rinviate. Sono state rinviate e alcune invece hanno riposato. Andiamo a vedere quello che è successo in seconda categoria partendo dal girone D, Alessia. Partendo dal girone D, sì, girone che si è giocato sabato, Campo Ligure, Ponte Carega 2-2, Casellese, Granarolo 1-0, Genovese, Bocarasse, Sant'Eloro, Chezmaia 1-2, Mele, Rossiglionese 1-1, Begato, Old Boy, Rensen 3-0, Bolzanetesi, Atletico Internazionale 3-3, Crocefieschi, San Pietro 1-4. Per una classifica che vede in testa anche in questo girone
E, insomma, si è giocato di sabato. Quindi in testa il San Pietro a 15 punti, segue il Santedo Rockets Maia a 11, Begato a 8, poi Ponte Carrega, Atletico Internazionale, Casellese, Mele, Campo Ligure, il Borgo, i Crocefieschi a 7 punti, Rossiglionese 6, Bolzanese 5, Olboy Rensen 4, Genovese, Bocarasse e Granarolo chiudono con 3 punti. San Pietro a punteggio pieno. Andiamo a vedere il girone E, il girone invece della domenica, no? Girone della domenica, sì, Priarugia, Gimora, CEP 3-2, Key Panthers for Life di Novo Santiago 0-7, Borgo Incrociati San Giovanni 0-1, Davagna Genova, Genoa CFG 1999 2-1, La Resistente Cornigliano 1-0, Voltre 87 Lido Square 1-1, Don Bosco Raveca 0-0. Priarugia che vince 3-2 contro il CEP e nel finale abbiamo un servizio di grazie a Pandimiglio. E andiamo a vedere invece la classifica che vede in testa la Dinamo Santiago a punteggio pieno con 15 punti, mentre Don Bosco e Lido Square seguono a 11, Borgo Incrociati 9, La Resistente 8, San Giovanni, Voltri e Raveca 7 punti, Priarugia 6, Davagna 5, Genoa e CEP appaiata a 4 punti, Cornigliano 3, chiudono i Key Panthers con 0 punti. Andiamo a vedere quindi il servizio che riguarda il Gimora che vince 3-2 contro il CEP. Il servizio è di Pandimiglio. Benvenuti alla quinta giornata del campionato di seconda categoria Girone E. Si affrontano Priarugia, Gimora e CEP, biancorossi reduci della sconfitta nel finale contro la Dinamo Santiago, ospiti invece vittoriosi di misura contro il Voltri 87. La prima occasione del match è per il CEP con Belcastro che al volo a porta ormai sguarnita manda clamorosamente a lato, risposta immediata del Pria sull'asse taglia vacche Lambiase, con quest'ultimo che a tu per tu con Serio manda largo sull'esterno della rete. Ancora padroni di casa pericolosi Carvelli con un cost to cost semina un paio di avversari e serve un cioccolatino da scartare per zero, ma il numero 7 prima si fa murare dall'estremo difensore ospite e poi manca l'impatto con la sfera. Al minuto 34 arriva il meritato vantaggio del Pria con Tagliavacche che sfrutta l'indecisione del difensore e da pochi metri deposita in rete facendo esplodere la panchina di casa. Non si fa attendere la risposta del CEP con Longo che cerca di lobbare Imperato, ma il numero 11 è impreciso e spedisce a lato. Prima frazione che si chiude con il Pria avanti 1-0, risultato che dura pochissimo perché al secondo minuto della ripresa iniziativa del neoentrato Assubi che scarica all'indietro per l'arrivo di Solani che apre il piattone, batte Imperato e firma l'1-1. Padrone di casa che non si arrendono e al minuto 61 ritrovano il vantaggio a punizione da metà campo di Luongo che pesca l'inserimento di Tagliavacche, il quale sfruttando l'incertezza sull'uscita di Serio realizza la doppietta personale. Pria che sente l'odore del sangue potrebbe ammazzare la partita, ma Zinnari sulla sponda di Ombrina calcia alto da posizione favorevole e al 71esimo minuto interviene la vecchia legge del calcio. Gol sbagliato, gol subito, contatto in area tra Nagy e Lambiase, per il direttore di gara non ci sono dubbi. Dal dischetto si presenta il numero 10 Rissotto, Imperato intuisce ma non basta per evitare il pareggio ospite. Pochi istanti dopo arriva l'episodio che cambia la partita, intervento di Marini su Carvelli che costa il doppio giallo per l'attaccante che lascia il CEP in 10 uomini. Allora il Pria si riversa in avanti, prima con Buttaglieri che si fa murare da Serio, ma è solo il preludio del gol che arriva in pieno recupero. Corner di Saccone, deviazione di ginocchio di Ombrina che regala 3 punti fondamentali alla formazione di Mister Mangini. Prima del triplice fischio c'è spazio per un'altra espulsione, Sanci interviene duramente su Saccone e viene espulso scatenando anche una maxi rissa nel finale. Si conclude qui un match pieno di emozioni che vede trionfare per 3-2 il Priarugia Gimora. Questa è la seconda categoria, girone E, andiamo a vedere il girone F, il girone di Chiavari, anche qua si è giocata la quinta giornata, Alessia, se non ricordo male. Atletico San Salvatore, Rupinaro Sport 2-1, Carasco, Moconesi 2-5, Panchina Segesta 1-3, Recco, San Lorenzo della Costa 0-1, Moneglia, Borgo Rapallo 0-2, Santa Maria del Taro, Atletico Casarza 3-3. Per una classifica che... vede in testa. Che vede in testa il Segesta Sesto Levante insieme all'Atletico San Salvatore con 13 punti, San Lorenzo della Costa segue con 11, Panchina 8, Moconesi, Atletico Casarza e Borgo Rapallo 6 punti, Recco 5, Santa Maria del Taro e Moneglia 4, Rupinaro Sport 3, chiude il Carasco con 2 punti. Bene, allora questo è quello che è successo in prima categoria. Andiamo a vedere invece le panchine del Cogoleto con esatto. Fabio Merello. Andiamo a vedere il tuo servizio, andiamo a vedere che tipo. Peraltro, servizio che anticipo, faccio un piccolo spoiler: vedrà anche il nostro panchinaro Fabio Merello provare qualche tiro in porta. Le prodezze. Andiamo un po' tecnicamente come. Andiamo a vedere tecnicamente come Fabio Merello. Ma io non vedere, però.
Ciao ragazzi, oggi avremo modo di vedere e analizzare il campo del Cogoleto Calcio. In questo momento il club lotta per non retrocedere in seconda categoria, ma il campionato è ancora lungo e tutto può succedere. L'impianto è in buone condizioni, buoni gli spogliatoi, ma soprattutto il campo 11. Nonostante sia in erba sintetica, non è difficile giocarci. Da sottolineare l'illuminazione ottima sia di giorno che di sera, cosa da non sottovalutare. La tribuna è molto carina, ma quando ci sono i tifosi ancora meglio, si vive un'atmosfera totalmente diversa. Le panchine hanno uno stile tutto loro. Nonostante siano state ristrutturate nel 2019, hanno mantenuto la tettoia che le caratterizzava. Le sedute non sono male, ma esteticamente perdono qualche punto per via della vernice sgocciolata sopra. La parte migliore però deve ancora arrivare. Hanno un bagno dei passi, se lo avessi saputo prima. Le temperature non sono rigide come quelle di Voltri, per esempio. Comunque, la giacca è sempre meglio portarla, solo d'inverno. A bordo campo avevo notato un pallone sgonfio e non sono riuscito a non tirare qualche punizione. Come potrete vedere di seguito, pur ritirandomi dal calcio, il mio piede destro è sempre rimasto lo stesso. A few moments later. Bene, questo è Fabio Merello. Capiamo perché era un panchinaro di lusso. Nel frattempo il Bogliasco ha pareggiato, il Golfo Camogli Pro Recavegno ha pareggiato per 2-2. Adesso abbiamo anche i filmati, tra poco ve li manderemo. Pubblicità. Bene, come detto, ha segnato il gol di Canepa e Zucca, sono i gol del Golfo che pareggiano quelli del primo tempo del Bogliasco, che sono quelli di Cimieri e Baldari, e poi vi faremo vedere la sintesi delle immagini che ci stanno arrivando, per altri gol ci sono arrivati, quindi a breve ve li faremo vedere. Andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria partendo dal girone A, girone del Ponente Ligure, questi i risultati. Mallare Aurora 1-2, Alterese Carcarese 0-1, Borghetto San Filippo Neri 0-4, Carlis Boys Area Calcio Andorra 1-3, Oneglia Millesimo 2-1, Pontelungo Atletico Argentina 1-1. La classifica di questo girone vede in testa, andiamo a vedere. Aurora Calcio e Carcarese a punteggio pieno con 15 punti, Pontelungo e Area Calcio Andorra 10, Millesimo 9 e via via discorrendo le altre si chiude con il Carlis Boys e Borghetto a 0 punti. Andiamo a vedere il girone B, sempre di prima categoria, girone che si gioca tra Genova e Savona, vince 6-0 il Pro Savona contro Tegino in casa quest'oggi. Sì, Pro Pontedecimo Vecchia Audace è terminata 1-1, San Pio Adrenese Città di Cogoleto 2-0, Lettimbro Pra 3-5, Vadese San Cipriano 2-1, Campese Speranza 3-3, ha riposato il Cugliano. Quindi pareggio tra Pro Pontedecimo e Vecchia Audace, abbiamo il servizio proprio di Fabio Lograsso. Andiamo a vedere quindi la classifica di questo girone che è la seguente. San Pier d'Arenese 19 punti, segue il Pro Savona con 16, Campese 12, Pra 11, San Cipriano 9, Speranza e Pro Pontedecimo insieme alla Vecchia Audace, alla Vadese sono appaiati a 8 punti, Quiliano e Lettimbro 7, Fegino 3, chiude la città di Cogoleto con un punto. Bene, allora andiamo a vedere il servizio di Fabio Lograsso. Che partita è stata quella tra Vecchia Audace e Pro Pontedecimo? Ma è stata una partita molto equilibrata, soprattutto ha dato molto spettacolo. Un'espulsione, una traversa a testa, è stata una partita molto movimentata. E allora andiamo a vederla col servizio che è in regia.
La settima giornata di prima categoria girone B offre il match tra il Ponte Decimo di Mister Danovaro in maglia granata e la Vecchia Audace di Mister Migliaccio in maglia bianco-blu. Entrambe le squadre appaiate a pari punti sono posizionate in bassa classifica, ma allo stesso tempo a pochi passi dalla zona playoff. Sotto la pioggia del Grondona comincia la partita, sotto la guida del signor Semini di Albenga, e al sedicesimo l'ex San Cipriano si rende pericoloso con questo tiro dalla distanza, parato da Pelizza. Poco dopo si accende il Ponte Decimo, calcia Pasti, sulla ribattuta si avventa Riva, ma è di nuovo Alesso che dice no agli avversari. Sull'out di destra un cross basso leggibile viene respinto male da un difensore del Ponte Decimo, dove in area di rigore il pallone gli sbatte su un braccio, ma l'arbitro giustamente dice che è tutto regolare. Alla mezz'ora su una palla alta, Muratore, già munito, picchia sulla testa dell'avversario, commettendo fallo e riceve il secondo giallo e terminerà così la sua partita, lasciando la Vecchia Audace in 10 uomini. Sempre in acquisto fra Vega una buona occasione per il vantaggio, ma calcia male. Vantaggio che però viene concretizzato al 39esimo, cross al bacio e Pasti la spizza in porta siglando l'1-0, complice anche la deviazione del palo. La prima metà si chiude con il tiro alto di Delle Piane. Con le immagini passiamo al secondo tempo, che si apre con questo tiro a sorpresa dalla tre quarti, ma Alesso è pronto. Dopo la buona incursione di Canton, recupera palla a Carus, viene steso in area, forse si lascia un po' cadere, ma il contatto c'è e quindi giustamente l'arbitro fischierà calcio di rigore. Andrà sul dischetto Gualdi, che con un destro secco pareggia i conti e porterà lui stesso il pallone a centrocampo. Immediata la reazione dei locali, dopo che Pazienti serve perfettamente il pallone sulla testa di Fravega, che colpirà successivamente la traversa. Lanciato a rete, il 2001 Andrea Costa sbaglia clamorosamente il gol dell'1-2, forse condizionato da una spinta del difensore. Azione confusa in area Vecchia Audace, Alesso rischia il pasticcio, poi il pallone viene allontanato dai difensori. Da una buona mattonella guarda l'occasione di gonfiare la rete su punizione, calcia bene, ma deve ancora fare i conti con la traversa. Nei minuti finali si accende la partita, il tiro di Pasti viene respinto e poi sulla ribattuta Alesso abbraccia la sfera. Attimi di nervosismo, dopo che Costa, già munito gratuitamente e anche ingenuamente, dà un calcio al rivale, accede le proteste del Ponte Decimo in quanto fallo da munizione e conseguente espulsione del numero 16 blu. Il signor Semini però non ne vuole sapere. Ultimi flash di partita, ottima la verticalizzazione dalla difesa per Bui, Mino in scivolata gli chiude lo specchio della porta e poi il 16 locale non riesce a calciare. 1-1 al netto di 90 minuti che hanno dato emozioni e spettacolo, ma il Grondona di Ponte Decimo finisce X. Grondona di Ponte Decimo finisce X, andiamo a vedere poi le immagini da Moviola di questa partita, ma nel frattempo l'intervista di Mister Danovaro e poi una domanda per Mister Maggi per quanto riguarda la seconda categoria di Chiavari, ma prima Danovaro con l'iPad, vai. Potevamo farti più, ma è andata bene anche così, perché eravamo in vantaggio di un gol, di un uomo, con l'espulsione, e quel punto lì siamo stati disordinati, non siamo riusciti più a far girare la palla e i nostri avversari sono cresciuti, 10 contro 11, hanno messo in grosse difficoltà, hanno pareggiato, hanno fatto questo rigore che noi ne abbiamo regalato praticamente, però hanno meritato sicuramente il secondo tempo, credo che il risultato sia giusto, definitivamente. Non abbiamo fatto una buona partita, al secondo tempo abbiamo fatto male, perché eravamo troppo disordinati in campo. Sì, comunque un buon primo tempo, poi... L'intervista completa la potete vedere sul sito www.dilettantissimo.tv, così come quella del mister della Vecchia Audace. Siamo un pochino lunghi coi tempi, quindi andiamo a vedere quello che è successo in seconda categoria Girone C, ma prima la domanda che arriva dal nostro telespettatore. Sì, ci scrivono, riguardo la società Rupinaro Sport, avendo esonerato l'allenatore e non avendo provveduto a sostituire lo stesso, affidando la squadra quindi ad una persona non patentata, in questo caso cosa succede essendo obbligatorio il patentino in seconda categoria? Beh, il patentino è obbligatorio, però io capisco lo telespettatore tutta questa foga di voler sapere la risposta, ma il regolamento, il comunicato ufficiale numero 1 dell'Associazione Dilettanti prevede che una società ha 30 giorni di tempo per sostituire il tecnico, quindi Rupinaro ovviamente farà, ritengo, faccia le sue, come dire, indagini sul territorio, provvederà e poi se ne parlerà. In questo momento cioè, ci sono tempi, non è che... Quindi si può derogare per qualche settimana? Certo, perché bisogna dare questo tempo secco previsto dal regolamento. Tempo tecnico per cercare l'allenatore. Poi se è prima meglio, poi se passa di 30 giorni allora il discorso cambia. Quindi sono 30 giorni per cercare il tecnico. Quindi andiamo a dare la risposta anche ai nostri telespettatori, andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria Girone C, girone del sabato pomeriggio, dove abbiamo anche qua un servizio grazie a... vabbè, poi lo diciamo.
San Desiderio Masone 5-0, Ampi Bargagli San Siro 3-1, Corniglianese Caderissi è stata rinviata, Murangeli Mignanego 1-2, così come Olympic Multedo di cui abbiamo servizio, e, Torriglia Superba 1-3, Cella San Quirico 2-0. La classifica di questo girone vede in testa la Superba con 16 punti, segui del nostro con... ex opinionista fisso, certo. Porta la Superba, tiene la Superba in alto a 16 punti, segue il Multedo con San Quirico e l'Ampia Pagliata 15 punti, Mignanego 12, Murangeli 10, Caderissi 9, San Desiderio 8, via discorrendo si chiude col Torriglia 3 punti. Il servizio di cui parlavamo è di Mauro Faggi, il papà di un ragazzo che gioca appunto nell'Olympic. Andiamo a vedere quindi il servizio di Mauro Faggi montato da Simone Maggi, ma prima di andare a vedere il servizio volevo scusarmi con il presidente onorario Tassone della Genova Calcio. La settimana scorsa abbiamo andato in onda e le panchine della Genova Calcio, io l'ho menzionato dicendo che era custode, che è un lavoro onorabilissimo ovviamente, ma lui era ovviamente il presidente onorario, quindi mi scuso con Tassone, mia colpa nella concentrazione della diretta, ho sbagliato la sua carica. Andiamo a vedere quello che è successo quindi con la partita che riguardava l'Olympic. Il Ferrando di Pra è pronto a vivere il derby della settima giornata del girone C della prima categoria tra Olympic e Multedo, padrone di casa in cerca di riscatto. Multedo lanciato verso le posizioni alte della classifica, gara che inizia forte, primo minuto, discesa di Arcigiacono sulla destra diagonale che termina a lato di pochissimo. La risposta del Multedo arriva dopo due minuti con Becciu che schiaccia di testa da pochi passi, Mancuso con un miracolo dice di no all'attaccante ospite. Al 17° contropiede di Martinoia che libera al centro Rucco, ma il destro non è nel suo piede e la palla termina alta. Gara che vive di fiammata, al 27° Bellicchi sfiora il palo dalla lunga distanza, 8 minuti più tardi Rucco approfitta di un errato disimpegno della difesa granata, ma la sua conclusione da fuori era Sibila a fil di palo. Al 40° risultato si sblocca, percussione centrale di Bellicchi che viene atterrata al limite dell'area, si incarica della punizione lo stesso centrocampista del Multedo, la barriera respinge, Bellicchi riprende e calcia di prima intenzione, la palla viene deviata da un difensore spiazzando Mancuso, 0-1 e Multedo in vantaggio. Il primo tempo si chiude con una parata in tuffo di Mancuso su un tiro di stilo, riprende poi Bellicchi che calcia a lato. Emozioni anche nel secondo tempo, la ripresa inizia con un traversone dalla sinistra di Abaudo, Bellicchi spizzica di testa rischiando l'autorete, poco dopo Vargiu ci prova da fuori area ma Parodi blocca senza difficoltà, al minuto 13 Colella dal limite ma il suo tiro è sporco e a nulla serve la deviazione di Vargiu in posizione di fuorigioco, capovolgimento di fronte e Preialmini calcia dalla lunga distanza, palla che termina a fil di palo. Minuto 18, Arcidiacono si libera bene al limite dell'area ma interviene Pascolini, scivolata a salvare in angolo, al 20 gran botta di Preilamini e Mancuso vola ad alzare in pugno, al 22° l'Olympic pareggia, Arcidiacono in scivolata mette al centro dalla linea di fondo, Vargiu calcia debolmente, la palla giunge sui piedi di Colella che appoggia comodamente in rete, 1-1 e ospiti che protestano perché forse la palla aveva varcato la linea bianca. Al 25° clamorosa occasione sbagliata dall'Olympic, Rucco supera in dribbling Giulianino e dal fondo serve a resultare a Vargiu sul debole tiro, diventa un assist per Colella che manca però il tap-in. Nel calcio spesso la regola del gol sbagliato, gol subito viene rispettata e così è anche al Ferrando. 27° Schiano si invola sulla sinistra e cross al centro, Becciu si lancia in tuffo ma il suo colpo di testa torna sui piedi di Schiano, altro traversone che Becciu raccoglie in sacca sotto la traversa facendo esplodere la panchina granata, 1-2, le speranze per l'Olympic di agguantare il pari terminano con un colpo di testa di Arcidiacono che finisce alto, esultano i giocatori del Multedo, si abbracciano Varone e Bazzigalupi. Bene, terminata proprio in questo momento la partita tra Bogliasco e Golfo, 2-2 risultato finale. Andiamo a vedere ancora i risultati di prima categoria, girone D. D, sì. D. Eccoli qua. Sori Borgoratti 0-1, PSM Rapallo Calvarese 0-1, Prato Riese 0-4, San Bernardino Caperanese 2-1, Vecchio Castagna Cogornese 1-1, mentre Pieve Ligure apparizione è in corso e sta vincendo il Pieve Ligure per 3-0. Andiamo a vedere quindi la classifica col Vecchio Castagna che è primo con 14 punti, tenendo presente che il Pieve Ligure sta vincendo 3-0, probabilmente arriverà a 13, quindi esatto, quindi sarebbe sarebbe a pari merito con Cogornese e PSM Rapallo.
Calvarese e Caperanese a Paiata 12, Riese a 9, via via discorrendo le altre, si chiude con Nuova Regina e San Bernardino a 4 punti. La vediamo ancora il girone prima di andare in pubblicità, che è la seguente, risultati e classifica. Sporting Club Aurora Ceparana 6-0, Castelnovese Beverino 0-1, San Lazzaro Lunense Pegazzano 1-3, così come San Terenzina Marolacqua Santa, Casarza Ligure Borgo Fucemagra 0-2, Ricole Rondine Arcora Garibaldina è stata rinviata e riposato la Bolanese. La classifica è la seguente, con la regia Sporting Club Aurora e Marolacqua Santa 19 punti prima in classifica, chiude il Casarza Ligure, il Ceparana con 3 punti, noi andiamo, il Ricole Rondini, andiamo in pubblicità, poi rientreremo con il secondo tempo di Bogliasco Golfo, 2-2 il risultato finale, abbiamo anche i due gol del Golfo, grazie a Marino Nassano. Bene, eccoci rientrati. Allora, come promesso, andiamo a vedere tanti risultati classifica di promozione Girone B. Ovviamente non abbiamo aggiornato per quanto riguarda la partita tra Bogliasco e Golfo, ma i risultati di promozione Girone B sono i seguenti, che dalla regia ci possono mostrare. Don Bosco Spezia Levanto 4-2, Follo San Martino Little Club James 1-0, Magrazzurri Taro Sarzanese 4-1, Real Fieschi Forze Coraggio 1-2, San Margheritese Gogliardica 6-1, Valdivara Accoglie Ortonovo 0-0. La partita Bogliasco Golfo Paradiso, noi eravamo arrivati al 2-0, ma è terminata infatti con 2-2. Esatto, 2-2 aggiornata al primo tempo, quindi la classifica. Non l'abbiamo toccata però la classifica. Non l'abbiamo, esatto. La classifica vede in testa Forza Coraggio, la San Margheritese con 20 punti. Bogliasco e Golfo sono a 19, esatto. E sovrappanzano di un punto il Don Bosco Spezia. Esatto, Magrazzurri 16, Follo San Martino 15, più distaccato il Little Club James con 12, segue il Marassi con 11 che ha riposato oggi, Tarro Sarzanese 10, Levanto 9, Gogliardica 7, Coglie Ortonovo 6, Riel Fieschi e Valdivara chiudono con 4 punti. Andiamo a vedere allora tanto le immagini che ci ha mandato Marino Nassano, che ringraziamo, delle bisogni salienti di questa partita tra, eccolo qua, questo qua come dicevamo è il gol di Baldari, penso, però, esatto, che in realtà è il secondo, questo qua è un gran bel gol, sì. Balistico, una bella come balistica, poi, di azione, cioè partita dalla laterale, una bella azione, bellissima. E questo qua invece è il gol di Cimieri, come possiamo vedere, prima respinge al portiere, poi Cimieri a porta vuota segna il gol. Poi c'è questo cross di Pintus, colpo di tacco di Cappelletti, Albanese, l'arbitro di Chiavari lascia proseguire, possiamo vedere la moviola, che poi avremo anche la moviola di questo episodio, il colpo di tacco di Cappelletti che picchia sul braccio di un difensore. Nel secondo tempo subito una grande occasione con Pintus, bella parata di Roy, e poi subito dopo invece, eccolo qua, poi, possiamo vedere che l'azione poi prosegue senza sviluppi positivi per quanto riguarda il Bogliasco, ma poi abbiamo subito dopo il gol del Golfo con un tiro di Costa al minuto di Canepa al minuto 75, questo qua è il gol del 2-1, poi il palo sempre del Golfo, un grande palo colpito, portiere praticamente battuto, e poi abbiamo il gol di Zucca, è il gol del pareggio del Golfo che sigla e mette il risultato appunto sul risultato di parità per 2-2. Se possiamo vedere il colpo di tacco con il presunto tocco di mano invece del Golfo, e sentiamo poi i nostri ospiti cosa ne pensano. Eccolo qua, questo è il tocco, cosa ne pensate? Non vedo, ma... Beh, innanzitutto il gesto tecnico è notevole, soffrendoci sul gesto tecnico che è notevole, poi sembra effettivamente mano netta. Quindi a vedere com'era, non riusciamo a vedere se è vicino al corpo. Può averti colto il gesto tecnico fuori dall'ordinario, ti coglie di sorpresa. A volte lo fai il fallo. Perché certo. Anche perché se la palla fosse passata, probabilmente andava anche in porta. Colpo di tacco, e magari è un gesto imprevedibile. No? Dice una cosa che effettivamente è così, nel senso che se la palla non va in porta per un tocco di braccio, anche se involontario, in teoria dovrebbe essere calcio di rigore. Sì. Chiaro che il gesto tecnico è un gesto tecnico, ora, che Fabio Merello non poteva fare, ovviamente. Io volevo. Direi anche no. Confermo. Sì. Approfitto, se mi hai un minuto, certo. Parliamo di falli. Allora, tanto dico che è successo. Venerdì all'Hotel San Biagio, il presidente di vicinanza del CRA Liguria mi ha detto se ero d'accordo, io ero d'accordissimo.
siamo andati, sono andato io, e c'erano 100, c'erano tutti gli arbitri di eccellenza, promozione prima, secondo me, tutti, erano tutti lì. Ecco, hanno parlato, hanno fatto uno stage loro, hanno fatto vedere giusto i falli. Ragazzi, c'è una rivoluzione nell'interruzione dei falli, tant'è vero che io adesso dico, beh, datemi un po' il regolamento, quindi i falli adesso è cambiato tutto. Cosa è successo? È venuto Beppe Maisano, da me è venuto Schiazza della Sestrese, Beppe Maisano del Genova Calcio, c'è stata una bellissima serata che un'ora e mezza ci hanno concesso spazio, abbiamo parlato con gli arbitri, ci hanno detto loro cosa vogliamo noi allenatori, cosa vorremmo da loro. E c'è stata veramente una bellissima serata, ci siamo scambiati ovviamente amichevolmente, serenamente, ma con molta franchezza le problematiche. Poi Maisano, Beppe è sempre molto effervescente, ma è stato correttissimo e ha esposto così come Schiazza. Una bellissima serata di calcio che speriamo che prosegua con altri. Grazie all'Ajax. Prima di tutto diamo merito all'AIA, arbitri e io, però poi rappresenta anche, bisogna dirlo, il presidente della Lega dei Tanti, Giulio Evaldi, invitato, che è stato molto contento di essere AIA e Lega dei Tanti. Ce l'avamo tutti, ma d'altronde deve essere così, se il calcio deve andare avanti. Bisogna fare gli arbitri, bisogna capire che sono dei nostri, non è che sono un altro pianeta, sono discorsi che non hanno senso. Li guarda, onestamente, poi vedremo le immagini. Sì, ma certo, però bisogna che gli diamo una mano, la reciproca. Ce l'hanno chiesto. Un arbitro di Cagliari, poi vediamo come ha rovinato. Sì, ma sono loro che ce lo chiedono. Alle volte, quando uno sbaglia, bisognerebbe dire, ho sbagliato. Certo. Invece, poi vedremo anche l'immagine di Ligorna Bra, l'arbitro tira fuori il giallo e convinto di aver già ammonito il giocatore del Ligorna, tira fuori subito dopo il rosso. Invece che dire, no, ho sbagliato, no, volevo tirare fuori il rosso. Sì, ma infatti ieri, visto che c'era molta franchezza da entrambe le parti, è stato anche detto all'arbitro, guardate, a volte sembrate arroganti e sembrate anche presuntuosi. No, ma si devono anche difendere. E si devono difendere, però dico, sono disponibili, sono vari ragazzi, tutti bravi ragazzi, sono tutti giovani, bravi ragazzi. Andiamo a vedere la promozione Girone A, poi ci chiedono anche la Moviola, l'esse di prima categoria della vecchia Audace, che lì abbiamo la vecchia, abbiamo anche la Moviola, ma prima andiamo a vedere i risultati di promozione Girone A, risultati e classifica, che sono i seguenti. Borzoli Valle Scrivia 1-2, Ceriale Camporosso 5-1, Golfo Dianese Baia Lassio 2-3, Legino Bragno 0-0, Praese Veloce 3-2, Voltrese Celle Riviera 2-0, Via dell'Acciaio Serra di Co 0-1, ha riposato il Soccer Borghetto. Bene, allora andiamo a vedere la vittoria in esterna del Serra di Co, che rimane in testa alla classifica con 21 punti, a pari 23. Punti dalla 23, segue subito dopo la Praese con 21. 21, Valle Scrivia 20, Soccer Borghetto 19, Voltrese e Borzoli Appaiata 18, Ceriale segue con 15 punti, Legino 11, Golfo Dianese 9, Bragno 8, così come Via dell'Acciaio, Baia Lassio, chiude poi il Celle Riviera con 2 punti. Allora, un terzetto in testa alla classifica che parla genovese, senza contare che poi c'è il Soccer Borghetto e poi subito dopo Voltrese e Borzoli. È una promozione Girone A che parla genovese, Davide. Beh sì, allora ti dico, mi fa piacere vedere il Serra di Co così in alto, così come le altre squadre genovesi. Serra di Co, tra l'altro ci ho giocato, ci ho lasciato il cuore, è una piazza importantissima e merita di quantomeno lottare per le posizioni di vertice e ritornare in eccellenza. Hanno strutture, hanno bambini, hanno giocatori e quindi hanno tutto per poter fare il salto di qualità, che era già stato fatto. E poi sono tornati in promozione, ora si spera che lottino fino alla fine per salire di nuovo. Hanno un bomber lo Bash di primo livello. Assolutamente, assolutamente. Sì. È una scelta notevole, una scelta ormai. Anche la Voltaise comunque, nonostante sia il primo anno di promozione, perché viene dalla prima categoria, sta andando bene. È una squadra costruita per fare un buon campionato, sì. Così come la Praese, come la Praese, certo, anche il Soccer Borghetto per quanto riguarda la Riviera non è messo male. E, insomma, il Legino sta un po' disattendendo le aspettative di inizio campionato, ci aspettavamo un Legino un pochino più in alto in classifica. A differenza del Ceriale che invece si sta riprendendo. Il Ceriale invece che si sta riprendendo. Andiamo a vedere l'episodio della Moviola tra Vecchia Audace e Proponte Decimo, che sono state appunto realizzate dal qui presente Fabio Lograsso, che voi vedete così. Stamattina ci siamo visti stamattina, Fabio, non ti ricordi? Sì, sì, sì. Andiamo a vedere quindi le immagini di Fabio Lograsso. La Moviola di Vecchia Audace pro Ponte Decimo, questo è il primo episodio, Fabio. Sì, qui se la butta si butta addosso il pallone. No, assolutamente. Secondo me non è calcio di rigore questo. Secondo me neanche. Lo dico tocca prima sul piede e poi sul braccio. Sì, l'ho detto anche nel servizio,
Andiamo a vedere invece il secondo episodio, questo qua l'abbiamo già visto, andiamo a vedere il secondo, il calcio di rigore, quello che tu dici concesso. Che il tocco c'è. Sì, comunque il tocco c'è stato. A me non sembra, a dire la verità, Dici? Ma non hanno neanche tanto protestato. Se poi vediamo anche il... Molto per terra, vedrai che il piede del giocatore del Propontedecimo, sì. Vedi, fa la striscia per terra. Io... Bravo, infatti. Sì, però ragazzi... Qua è stato molto scaltro l'attaccante, sì. Un po' meno il difensore, però c'è un modo che secondo me gli arbitri dovrebbero ragionare quando devono decidere se concedere un rigore di questo genere qua, è quando strisciano la gamba gli attaccanti. Sì. Però devo anche dire... Tu da giocatore, navigato... Ero alla partita ed ero dietro la griglia proprio dal rigore. A te sembrava rigore? A me sì, e oltretutto un'altra cosa, che fa sempre testo, che non ha protestato nessuno stranamente. Anche. Meno male, può darsi che siano persone educate, quindi... Capito, però sai che generalmente... No? E poi aggiungo che l'arbitro che era presente, che si chiama... Semini di Vittorio, che conosco benissimo, così è un arbitro che è stato già designato per fare la promozione. Andiamo a vedere il terzo episodio e poi andiamo subito in pubblicità. Eccolo qua, il terzo episodio è questo. Qui non è andato il secondo giallo a Costa, come vediamo. Ci sta. Fa un mezzo gesto di stizza da questo calcetto qua. Era il secondo giallo? Sì. Espulsione? Esatto, doveva essere il secondo giallo. Ah, non gliel'ha dato? Non dato. Forse perché erano già 10 contro 11 e quindi non ha voluto... Può darsi, poi nei minuti finali, a 75esimo mi sembra. Pubblicità. Buon arbitraggio nel complesso. Eccoci arrivati, quindi andiamo a vedere l'ampia pagina di Serie D, Girone A, dove appunto si è giocato quest'oggi la undicesima giornata, Alessia. Undicesima giornata di campionato, sì. Andiamo a vedere quindi i risultati di questo campionato. Allora, Borgosesi Avado 0-0, così come Chieri Caronnese, Varese Sestri Levante 1-0, così come Fossano Dertona, Gozzano Pondonnazzo è terminata 1-2, Imperia Ticino 0-1, Lavagnese Saluzzo 2-1, Ligorna Bra 3-3, Novara Casale 4-1, Asti Sanremese 0-2. Andiamo a vedere quindi la classifica di questo girone. Guida Chieri con 23 punti, segue il Novara con 22. Casale 21, Dertona 20, Sanremese 19, Borgosese 17, Varese e Pondonnazzo Appagliate a 16, Gozzano 15, Bra 14, così come la Lavagnese, Vado 13, Asti e Ligorna Appagliate a 12, Imperia Ticino a 11, Caronnese 10, Sestri Levante 9, Fossano 8, chiude il Saluzzo con 7 punti. La migliore delle Liguri è la Sanremese, che con la vittoria odierna di Asti sale a 19 punti, un bel bottino, mentre in coda Ligorna un pareggio che grida vendetta, così come lo 0-1 di Imperia, poi vedremo le immagini, ci sono degli episodi che hanno condizionato pesantemente le gare sia di una che dell'altra. Andiamo a vedere quindi i tre servizi, uno di Simone Maggi, l'altro sempre di Simone Maggi con le immagini di Fabio Molinari e l'altro sempre di Simone Maggi, quello della Sanremese, con le immagini di Nico Cosentino. Andiamo a vedere i tre servizi uno dopo l'altro. Riprendere la rotta per la retta via, obiettivo congiunto quello di Ligorna e Bra con i genovesi che la barca l'hanno già un pochino raddrizzata con la vittoria di settimana scorsa contro l'Imperia. I piemontesi hanno perso la bussola dopo un buon avvio nelle ultime 5. La formazione di Floris ha messo insieme 4 sconfitte e una vittoria. Gara a suo modo delicata, indelicato lo schiaffo dalla distanza di Alfiero che dopo 2 minuti scalda le mani. Ad Azzori è un aprite il fuoco cui risponde la formazione di Monteforte al minuto 10 con una mezza mischia sugli sviluppi di un angolo. Brusacà viene murato da un difensore giallo-rosso da un corner a un altro e nell'altra area di rigore dove è da matita blu con doppia sottolineatura l'errore da distanza praticamente zero di Alfiero che sbuccia sul secondo palo, l'occasione più grossa di questo primo quarto d'ora. Al 17esimo però Brunozzi inserisce la marcia sportiva, lo strappo del numero 11 è da batteria dei 100 metri, il resto lo fa Silvestri che riceve al limite e fulmina Guerci sul primo palo, 1-0 Ligorna, genovesi che prendono in mano il pallino del gioco al 40esimo però, momento che farà parlare, fallo sulla tre quarti di Brusacà su Alfiero, il direttore di gara estrae prima il giallo poi il rosso per il centrale locale che però non risultava ammonito
precedentemente. Difficile interpretare in che tipo di errore sia incappato Capai di Cagliari. Fatto sta che il Ligorna rimane in 10, non senza accese proteste e non solo. Tre minuti più tardi, il fin qui ectoplasmico Bongiovanni raccoglie una respinta della difesa avversaria e scarica un missile sotto l'incrocio dei pali. 1-1, power play del Bra e Capriola, ripetizione del numero 20, ma anche la reazione del Ligorna e di Brunozzi che si mette in proprio, conclude a reti, Guerci la tocca, il resto lo fa la traversa. Primo tempo che finisce in un clima infuocato, secondo che inizia col vantaggio dei padroni di casa. Da Piazzato piove un pallone in aria piemontese, mischia furibondo, risolta in girata da Placido, spunto da attaccante di razza per il numero 6, ma è una ripresa senza un attimo di tregua. Al 12° Alfieri, direttamente da rinvio di Guerci, si trasforma in centro boa, protegge palla e in diagonale realizza il secondo pareggio ospite, nono centro in campionato per il Bomber del Bra. Qualche minuto di pausa, poi Brunozzi sradica la palla dai piedi di un avversario e apparecchia per Scannapieco alle stelle il destro del numero 6. Di qui in poi i ritmi calano, Ligorna accusa l'inferiorità anche se il Bra non si rende troppo pericoloso fino al 90° però, quando su un cross da sinistra centro aria svetta Alfiero a un gol da Bomber Vero, il decimo del numero 9, ed è anche la rete che sa di beffa, ma il cuore del Ligorna è gigantesco. I genovesi si buttano in avanti, all'ultimo angolo spunta la testa di Scannapieco che trova l'angolino e realizza il clamoroso 3-3. Prima del fischio finale c'è ancora tempo per una parata di Azzori, poi è davvero tutto. Partita vietata e deboli di cuore, pareggio che farà parlare. Il Ligorna esce dal campo con tante certezze in più in vista della difficile trasferta di Tortona. Prima sconfitta inferta a Novara deve essere il punto di partenza di una Sanremese che può giocarsi questo campionato, dare continuità, è questo l'obiettivo, ma è stato questo anche il problema dei matuziani fino a questo momento. La trasferta di Asti è la classica prova di maturità, piemontesi reduci dalla vittoria esterna in casa del Bra, Sanremese che parte fortissimo perché praticamente al primo affondo trova il gol del vantaggio, incursione di Buccino, diagonale deviato da Brustolini, il tap-in è scomodo per Diego Vita ma perfetto per Ferrari che realizza la terza rete in maglia azzurra. Gli uomini di Andrioletti non si fermano, un'azione complementare pochi minuti più tardi con la girata di Vita, la respinta di Brustolin, questa volta non aiuta il numero 9 sanremese. Asti che perde Paldo per infortunio, Vita che prova l'Eurogol da 40 metri su una ripartenza ospite, l'Asti si vede nei dintorni della mezz'ora con la discesa di Trevisiol e la conclusione che termina alta ma leggermente deviata, e allora dal calcio d'angolo che ne consegue il pallone sfila a fil di palo. Le immagini di Nico Cosentino ci portano direttamente alla ripresa, un secondo tempo in cui Vita continua la ricerca con la marcatura personale, al decimo Brustolin e la traversa negano la gioia del gol. Al numero 11 il gol del 2-0 che arriva con Mikhailovski, ma il difensore è pizzicato in posizione irregolare, si gioca quasi una porta, ma anche l'Asti ha sporadiche occasioni, quella di Piccone è a dir poco mastodontica, padroni di casa che recrimina e non poco per un calcio di rigore non assegnato a 10 minuti dal termine, azione assolutamente da rivedere. Al 91esimo la fretta è cattiva consigliera per l'Asti, è cattiva consigliera soprattutto per Brustolin che rinvia male, Pippo Scalzi è entrato a gara in corso, non ci pensa su due volte e il suo mancino dai 50 metri, l'MLM si infila all'angolino certificando vittoria e tre punti pesantissimi per gli uomini di Andrioletti, è il primo passo verso quella continuità anelata per tutta la stagione. Sanremese che sale quarta, 4 punti dal Chieri capolista, domenica prossima big match al comunale contro il Borgosesia. Dopo la sconfitta con il Ligorna, l'Imperial Cicciolo non può fallire nella gara delicatissima contro il Ticino, formazione che si presenta in Liguria con lo scalpo ancora fresco della capolista Chieri, battuta 2-1 nell'ultima gara del campionato. Il risultato ci sta stretto, una partita condotta molto bene, benissimo, facciamo un grandissimo gol. Importante per i padroni di casa la risposta di Ogliari, 5 minuti più tardi, preoccupa anche se non più di tanto. Caruso ancora Cappelluzzo dalla media distanza, ma ancora una conclusione innocua per Oliveto al minuto 43, la sliding door della partita perché in area ospite c'è questo tocco di mano di Ogliari, il direttore di gara lascia proseguire tra lo stupore generale, decisione che si rivelerà importante nell'economia della gara. Il primo tempo si chiude con una parata a terra di Caruso su colpo di testa di Rosato, le immagini di Fabio Molinari ripartono dal terzo della ripresa quando ancora Cappelluzzo protagonista, questa volta leggermente più pericoloso, l'attaccante di casa pericolosissimo, Fontana al sesto minuto, il centrocampista del Ticino centra in pieno il palo a Caruso attonito. Poco dopo la mezz'ora altra protesta dei padroni di casa per un altro presunto calcio di rigore, questa volta a farne le spese è Ascoli.
Sarri che viene allontanato dal direttore di gara, oltre al danno alla beffa, perché al minuto 89 un miracolo di Caruso genera una mischia furibonda in aria imperiese, la risolve Napoli di potenza sul secondo palo e il Ticino trova il vantaggio nel momento più topico del match. L'Imperia più col cuore che con la ragione, Oliveto compie un grande intervento, De Montis sulla ribattuta coglie la traversa, seconda sconfitta consecutiva per l'Imperia, seconda vittoria di fila per il Ticino, formazione ora a pari punti, nerazzurri domenica prossima di scena a Sestri Levante. Benissimo, queste poi andiamo a vedere la Moviola, ma grazie a Camillo Ortolani e Sergio Bisio, ma prima andiamo a sentire l'intervista di Luca Monteforte nell'immediato dopo gara. No, no, il risultato ci sta stretto, ho una partita condotta molto bene, benissimo, facciamo un grandissimo gol, la partita in controllo, anzi si dava la sensazione di poter fare il secondo e poi c'è questo episodio che dovete parlare voi, che avete le immagini, che sicuramente condiziona tutta la partita. Subito dopo prendiamo l'1-1, poteva essere una situazione veramente difficile, ma poi un cuore grandissimo, buonissima organizzazione, i ragazzi hanno messo tutto quello che avevano, hanno fatto due gol in inferiorità numerica, ma una partita che secondo me è stata condizionata da episodi, però il calcio è fatto così e noi credo che abbiamo fatto una prestazione con tante cose positive dentro. Queste le parole di Monteforte, l'intervista è intera, la potete vedere sul sito www.dilettantissimo.tv. Andiamo a vedere l'episodio di Moviola, non so se Simone le ha selezionati per quanto riguarda il Ligorna, dalla regia aspettano la risposta, eccolo qua. Eccolo qua, questo qua è l'episodio che ha determinato poi per di fatto la gara, questo qua è il fallo di Brusacà nei confronti dell'attaccante. Adesso, a meno che vedete che l'arbitro tira fuori il giallo e poi il rosso, come di solito accade quando succede. Se riusciamo a rallentarlo, eccolo qua, il fallo di Brusacà da giallo e basta, ammesso che ci sia, perché comunque con due mani spinge, ma non è un gioco di condotta violento. E qua vedi, tira il giallo poi il rosso, mi sembra abbastanza chiaro che ci sia Poi anche lì il non voler ammettere ho sbagliato, voglio dire, è quello che non capisco, perché mi sembra talmente, non so come la vedi tu Simone, Ugo. Guarda, la vedo che il fallo poteva anche non essere, ma era un fallo da giallo comunque. Ora tu mi dici che ha detto poi l'arbitro ha messo l'arbitro ha detto sbagliato, che voleva tirare fuori il cartellino rosso direttamente per questo fallo. Perché vista così, senza sapere quello che mi dici, potrei pensare altro il giallo, magari un giocatore gli ha detto chissà che cosa, gli ha dato il rosso subito. Ma gli dà l'altro giallo. Infatti è nata una concitazione. Quella è una scusa, cioè se non ha dato il giallo. I giocatori poi si sono spiegati in campo, ma no, insomma è stato anche una perché cosa... poi non era un fallo da rosso, parliamoci no. Chiaro. Il rosso di Aiatto mai nella vita, ma è un fallo normale da giallo anche. Andiamo a vedere anche gli episodi da Moviola dell'Imperia, dove anche qua c'è un calcio di rigore non assegnato, ecco questo qua è il primo, questo è chiaro, mi sembra che ci sia anche poco da dire onestamente. Il rigore è al 100%, vi vediamo anche rallentato, braccia largo, poi lo metto subito dietro quasi a nascondere. Questo qua sembra un chiaro calcio di rigore. Andiamo a vedere anche nel secondo episodio, che è quello in cui qua è proprio il rigore netto, non so cosa ne pensa Fabio, qua si vede meno? Qua viene trattenuto per la maglia, ma non si vede benissimo perché le immagini sono un pochino scure. No, quello è rigore proprio. Rigore anche questo. Andiamo a vedere, quindi andiamo in pubblicità, poi rientreremo con un'ampia pagina di eccellenze. Bene, questo è quello che è successo in Serie D, come avete potuto vedere, insomma, le squadre liguri con Imperia e Ligorna hanno avuto insomma, qualche svista, mettiamola così. Andiamo a vedere quello che è successo invece in Eccellenza, partendo dal girone A, e qua facciamo gli auguri a Beppe Maesano che compie oggi gli anni, abbiamo assolutamente che lo riguarda. Taggia finale 2-2. Alassio Ventimiglia 0-3, Cairesa Renzano 1-1, Pietraligure Genova Calcio 0-1, Varazze Albenga 1-1. A riposare lo sport.
ospedaletti. Oggi è il 14. Ospedaletti, andiamo a vedere quindi la classifica di questo girone, dove in testa troviamo il Taggia con 19 punti assieme alla Cairese, che però ha una partita a meno rispetto al Taggia. Segue il Ventimiglia con 17, finale Albenga Pagliata 15 punti, Genova Calcio 12, Pietra Ligure 11, Ospedaletti 8, Arenzano e Varazza Pagliata 7 punti, chiude la Lassio con 2. Quindi Taggia e Ventimiglia che hanno due partite in meno, la Cairese una sola. Questa è la classifica e... Mi permetto di dire una cosa, io credo molto nella Genova Calcio, perché vedo che ha tre partite da recuperare. Una ha riposato, le altre due invece sono da recuperare, una contro il Taggia e l'altra contro il Ventimiglia. Punti disponibili. Poi, cioè, considerando l'allenatore, considerando anche la rosa a disposizione, secondo me la Genova Calcio si rifà sotto. E io invece ti dico che Beppe Mesano nella... poi andiamo a vedere... Previsto. Beppe Mesano 2. Dice che la rosa non è ma perché nei numeri. Andiamo a vedere Maesano 2, che ce l'hai, Ale? Perché abbiamo Maesano 1 e Maesano 2. Maesano 1 dove si fa gli auguri di compleanno, e l'altro invece è quello dove commenta appunto della rosa che è un pochino stretta. Quindi. Però lui ha le capacità per fare dei giocatori al massimo, cioè è un trascinatore, anche un allenatore molto meticoloso, molto molto preciso, molto professionale, direi, come, quindi insomma ci mette tanto di suo sicuramente, e quando ci metti molti giocatori ti danno tantissimo. Ale, invece andiamo a vedere, visto che vedo che siamo in difficoltà, andiamo a vedere la partita di Grazia Catanese, che ci ha inviato la partita di Cairese contro Arenzano. Ecco qua, possiamo andare a vedere le immagini, una Cairese che ospitava appunto l'Arenzano che e veniva da una bella vittoria in casa contro il, se non ricordo male, contro il Varazze la settimana scorsa. Sì. E insomma, tu mi dici di sì perché. Io dico di sì perché è per l'ex. Quindi abbiamo, non so quanto dura l'immagine, ma eccolo qua. Queste sono le prime schermaglie, una punizione della Cairese che è respinta coi pugni dal portiere catanese dell'Arenzano, poi subito ancora una Cairese che diciamo che è stata più incisiva e forse meritava qualcosa di più, ma è stato molto bravo il portiere dell'Arenzano catanese anche in questa occasione a farsi trovare pronto per le conclusioni del giocatore della Cairese. Cairese, come potete vedere, che è stata arrebbante, poi questo è il gol che non riusciamo a vedere, eccolo qua, il gol di lascialo andare dell'Arenzano, che credo sia stato annullato, per un fuorigioco. Subito dopo ancora l'Arenzano che attacca, e in questo caso c'è la... Che ha segnato Alessia? Mi dicevi che ha segnato? Allora, per quanto riguarda la Cairese ha segnato Berretta, che è un classe 2005, mentre per quanto riguarda l'Arenzano ha segnato un classe 95, quindi con 10 anni di differenza, da Monte. Primo tempo comunque finisce 0-0 dopo due belle parate del portiere della Cairese. Nel secondo tempo l'Arenzano invece va in rete, anche qua c'è la richiesta di una posizione di irregolare, posizione irregolare che viene riconosciuta dal primo assistente, e quindi un altro gol annullato per l'Arenzano. Poi la Cairese si fa sotto e grazie a Catanese l'Arenzano invece rimane in partita, come potete vedere, un'altra bella parata del portiere dell'Arenzano. Arenzano che poi continua, quindi un botta e risposta, in questo caso la palla termina sull'esterno della rete, e la Cairese, questo, eccolo qua, in questa occasione credo che sia il gol del vantaggio. Sì. Gol appunto di Berretta, che è un classe 2005, e passa in vantaggio quindi la Cairese in una partita dove praticamente nei botte e risposta ci poteva stare tranquillamente un risultato di parità. Poi la Cairese prova a chiudere la partita, che reclama un calcio di rigore che l'arbitro in questo caso non assegna, un calcio di rigore sul quale hanno protestato molti giocatori della Cairese. Poi questo gol, questo tiro dalla distanza che impegna severamente il portiere della Cairese, poi un altro tiro dalla distanza che termina di poco alto, e poi credo che ci sia il gol dell'Arenzano, che è stato segnato, dicevi, da Damonte. Da Damonte, il gol che sancisce il pari
ed è permette a Larenzano di conquistare un punto importante in quel di Cairo Montenotte. Possiamo rientrare in studio e andare a vedere quello che è successo invece con i risultati, grazie quindi anche a Catanese e Andrea Catanese che ci ha mandato le immagini, e andiamo a vedere quello che è successo invece in Eccellenza. Il giro prima andiamo a sentire il pensiero di Beppe Maesano, ma prima i risultati di Eccellenza Girone B, dove abbiamo diversi servizi. Eccoli qua, Canaletto Riva Samba 1-0, Baiardo Molassana 1-1, Busalla Fezzanese 0-1, Cadimare Sestrese 1-1, Campomorone Rapallo Rivarolese 3-4. Campomorone che era in vantaggio per 2-0, poi 2-2, poi 3-2 per il Campomorone, 3-3 e 4-3 del Rapallo Rivarolese, che guida in testa la classifica davanti alla Fezzanese 19 e 18, poi il Baiardo col pareggio di oggi si porta a 17. Segue l'Atletic con 14 insieme a Riva Samba, appaiate sono anche il Campomorone e il Canaletto con 12 punti, più distaccato c'è il Busalla con 9 punti, segue il Cadimare con 8, Sestrese 7, Molassana chiude con 6 punti. Un girone forse questo più equilibrato anche nelle parti basse della classifica, Busalla, Cadimare, Sestrese e Molassana sono tutte nel giro di 3 punti e una di queste retrocederà direttamente. Andiamo a vedere quindi il pensiero di Beppe Maesano per dare una risposta proprio a Davide Gazzano. Guarda, ti ringrazio per gli auguri, solitamente la giornata del mio compleanno non porta a casa i 3 punti, per cui è una giornata sempre abbastanza calcisticamente difficile. E poi oggi qui era una partita molto molto difficile, molto sentita, noi ci stimiamo molto, io e Pisano, ma ci interessa anche combatterci sul campo, è stata una partita secondo me corretta, una partita combattuta, che si poteva, come dicevo prima, sviluppare in maniera anche diversa, potevano segnare loro, potevamo raddoppiare anche noi, io credo che il pareggio era il risultato più giusto, però una partita per me sofferta e faticosa, per chi l'ha vista penso non guarda per una buona partita. No, dagli spalti si è visto due buonissimi. Queste sono la prima parte, poi l'intervista completa, parleremo appunto dei numeri della Rosa, che ritiene che siano pochi, anche perché adesso con 3 partite da recuperare la Genova Calcio giocherà domenica, mercoledì, più la Coppa Italia, insomma, sarà un tour de force importante. Fabio, tu che insomma, domenica tu giochi di sabato, no? Sì, io gioco di sabato solitamente. Di sabato. Sì, devo sentire la seconda parte del pensiero di Maesano. Oggi abbiamo dimostrato di stare molto bene con i giocatori che sono sani, dal punto di vista della Rosa abbiamo grossi problemi, lo dico dall'inizio dell'anno, per cui oggi e in questo ultimo periodo abbiamo perso altri giocatori, per cui il problema è mentale e non fisico, ma sarà secondo me difficile riuscire a giocare ogni giorno 3 volte, durante ogni settimana 3 volte, è un po' dura per tutti. Anche mentale, dal punto di vista mentale, tu che sei stato allenato da Beppe? Beh sì, vabbè, lui ha le capacità per sopperire a certe mancanze, nel senso è il suo mestiere, lo fa bene, ecco, quindi saprà come fare. Ecco. Andiamo a vedere quindi la vittoria, grazie a Tommaso Imperato, del Rapallo che vince 4-3 in casa del Campomorone, una partita accesa, combattuta, poi sentiremo anche le interviste degli allenatori, servizio di Tommaso Imperato. Partita tra grandi favorite per la vittoria finale. A Begato 9, il Campomorone di De Lucia e Pirovano affronta il Rapallo Rivarolese guidato da Mister Fresia. In palio 3 punti, pesantissimi, dirige l'incontro il signore Fanciullacci di Savona. All'11° minuto Zunino si libera al tiro, ma Ferrari sul primo palo è attento e devia in corner. I primi 2 lampi sono però del Campomorone, che in 2 minuti si porta sul doppio vantaggio grazie alle reti siglate da Provenzano. Nel primo caso l'assist è pulito di La Monica, bravissima a saltare Scarantino e servire il numero 7 bianco-blu, fredda Scatolini da pochi passi. Il gol del 2-0 al 18° parte sempre dai piedi di La Monica, ma prima di arrivare sui piedi di Provenzano c'è un rimpallo con Chiarabini che prova ad opporsi ad un primo tentativo degli uomini di Mister De Lucia, poi capitola la difesa ospite. Rapallo Rivarolese che rialza però subito la testa al minuto 21 grazie alla serpentina scistica di Michelotti, che salta 3 uomini nella sua metà campo e manda verso la porta Elia Zunino, che segna la prima gemma di giornata. Il tiro a giro alle insegne Mancino diabolico, che non lascia scampo a Ferrari. Al 20
27esimo Chiarabini chiede il calcio di rigore per questo contatto in area, ma Fanciullacci non ha dubbi e si limita a concedere il calcio d'angolo. Rivediamo con le immagini. Vicino al tris il campo Morone, prima con Provenzano da fuori, poi ancora con Buffo sugli sviluppi di un corner. Una terza occasione arriva sui piedi del numero 10, capitano di casa Curabba, ma gli ospiti murano l'offensiva e poi al minuto 41 trovano anche il pari con la rete, indovinate un po', di Elia Zunino. Scarantino è bravo a saltare un avversario e a servire al centro. Il rimpallo favorisce i neri. L'assist è facile per il compagno ben piazzato, che non sbaglia. Nemmeno il tempo di esultare, che Curabba segna il 3-2 per il campo Morone. Una partita bellissima. Curabba pure potrebbe fare il 3-2 anche in rovesciata, ma Scatolini si oppone e allora il gol arriva facile facile sulla linea di porta, sulla sponda di Provenzano, su un cross dalla destra. Gol meritato per Curabba, autore di un ottimo primo tempo. Nella ripresa si verifica subito l'episodio che cambia la partita. Panepinto batte veloce per Paterno, bravo a inserirsi e a calciare. Ciceri ferma il pallone con la mano. Per Fanciullacci non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Noi come al solito vi facciamo vedere al rallenti l'episodio. Dal dischetto Vazzunino, che spiazza Ferrari, segna la sua personale tripletta e il settimo gol in campionato. Piccolo spoiler, non sarà l'ultimo. Intanto il risultato a Vegato 9 di 3-3. Al quarto d'ora Curabba sui piedi la palla del vantaggio, ma è sui piedi di Scatolini che termina l'azione da gol. Curabba ci riprova, ma ancora Scatolini si fa trovare pronto con i guantoni e sugli sviluppi dell'azione Agostini entra in ritardo. Non è un fallo cattivo, ma per il numero 9 che è già ammonito arriva il momento del secondo cartellino giallo. Al 65esimo il campo Morone resta in 10 uomini. Chiriaco eroico sulla linea evita la rete del vantaggio ruentino, pochi giri di lancetta più tardi. Poi Revello su un calcio d'angolo manda alto di un soffio a 2 minuti dalla fine, ma è al minuto 90 che Zunino completa il capolavoro di giornata tirando uno scaldabagno di sinistra al volo sotto la traversa. Un incubo averlo contro il fantacalcio in questa giornata. Primo poker della sua carriera, leader in solitaria della classifica marcatori. Il rapallo rivarolese se lo coccola e vince 4-3, una delle partite più importanti del campionato. C'è giusto tempo ancora per una grande parata di Ferrari sul destro di Panepinto. Poi Fanciullacci al 95esimo decreta la fine dei giochi. Ha Begato 9. Andiamo a sentire le parole di Mister Frese nell'immediato dopo gara e poi pubblicità. Forza, sì, oggi è stata una prova di forza, una prova di carattere. È stata la prima volta che siamo andati sotto, abbiamo rimontato, l'abbiamo vinta, per cui è stata una prova proprio per la squadra di un certo tipo. Onestamente sono molto soddisfatto oggi. Grazie, Mister. Grazie a te. Pubblicità. Bene, queste le parole di Mister Fresa, siamo andati in pubblicità, adesso rientriamo invece con le parole di De Lucia, che è del Campo Morone. Sicuramente rimane la mancia perché perde così all'ultimo minuto, ci sta, però loro sono un'ottima squadra. Noi abbiamo fatto secondo me la partita che dovevamo fare, siamo stati un po' ingenui sul 2-0 a prendere un po' in ripartenza e da bloccare subito l'azione, però troppa ingenuità facciamo ancora. E le parole di Silver De Lucia, andiamo a vedere quindi il pareggio tra il Baiardo e il Molassana, una squadra, insomma, una squadra patisce particolarmente. Anche l'anno scorso il Molassana riuscì a vincere durante il campionato una partita contro il Baiardo, poi il campionato fu sospeso. Comunque è una, diciamo che può essere la bestia nera. Andiamo a vedere il servizio, che è di Tommaso Figus e Carlotta Di Sirello. Decima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Al 25 aprile si affrontano Baiardo e Molassana. Situazione di classifica completamente opposta per le due squadre. Il Baiardo, infatti, si trova in testa a pari punti con il rapallo rivarolese, mentre il Molassana occupa l'ultima posizione e cerca punti per provare a risalire. La prima occasione la ha il Baiardo, all'ottavo minuto con Oliviero. Il numero 8 di casa tenta di sorprendere Carlucci con un pallonetto, ma non trova lo specchio della porta. Risponde il Molassana al 16esimo. Biancato va alla conclusione da fuori, che termina out di molto. Al 25esimo tenta ancora la conclusione da fuori il Molassana, questa volta con Giorgi. Respinge bene da Mora. Due minuti dopo il Baiardo va un passo dal vantaggio. Pascucci in aria riceve un cross dalla sinistra. Colpisce di prima, supera il portiere e solo la traversa gli nega il gol. 30esimo minuto. Biancato va ancora una volta al tiro. Questa volta è la difesa del Baiardo
riuscendo a deviare in corner. Passano 3 minuti e spinge ancora Molassana, conclusione insidiosa di Grosso che riesce a respingere da Mora. Dominio da parte della squadra ospite in questa parte della gara per quanto riguarda le occasioni. Al 41esimo ruba palla a Menini, che serve Giorgi. Il 9, solo davanti ad Amora, si fa incantare da quest'ultimo. Viene poi segnalata una posizione iniziale di offside. 44esimo minuto, rimessa per il Molassana. Riceve Grosso che alza il pallone in aria. Biancato poi di prima intenzione, supera Damora e trova la rete del vantaggio. Torna a farsi vedere il Baiardo nei minuti di recupero. Prima con Perotti e poi con Oliviero. Entrambi i tiri vanno a centimetri dal palo. Le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-1. Riprende il gioco e dopo 8 minuti punizione da posizione interessante per il Baiardo. Va Oliviero, ma il tiro termina direttamente in out. Al 13esimo Perotti riceve palla in aria e supera Carlucci. La rete viene annullata però per fuorigioco. I padroni di casa cercano con insistenza il gol del pareggio. Al 22esimo conclusione forte da fuori area di Battaglia. Bella parata di Carlucci che manda il pallone in angolo. 24esimo minuto. Si fa vedere per la prima volta il Molassana in questo secondo tempo, con il solito biancato. Damora respinge bene la conclusione del 10 ospite. In ogni caso il gioco viene fermato per posizione iniziale di offside. 10 minuti dopo, bella punizione di Giambaresi dalla destra. Il tiro del giocatore di casa non esce di molto. Al 45esimo Romei da dentro l'area colpisce benissimo di testa. Carlucci si supera e toglie il pallone dall'angolino basso della rete. Dall'altra parte del campo Farina va alla conclusione, sempre di testa, non trovando la porta di poco. Al quinto di recupero, quando i giochi sembrano ormai fatti, corner per il Baiardo. La testa di Napello spicca in mezzo all'area e la palla finisce in rete. Termina 1-1 il match al 25 aprile. Il Molassana va un passo dalla vittoria, ma viene beffato all'ultimo respiro dal Baiardo. Allora, abbiamo la moviola sia di Rapallo Campomorone che quella del Baiardo di Tommaso Figus, insomma, il nostro Cesare Castellotti. Andiamo a vedere quello che è successo tanto con Paglia, a quello che dice il mister a fine partita, il mister del Baiardo. Una partita che sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà, perché comunque quando si gioca con queste squadre che non mollano mai, noi abbiamo un po' di difficoltà, abbiamo avuto un po' di difficoltà iniziale, poi il loro vantaggio sicuramente poi gli ha permesso di stare un po' più dietro e chiudersi, e noi abbiamo avuto difficoltà a realizzare. Fortunatamente abbiamo trovato palla all'ultimo, portiamo a casa, guardiamo la classifica, facciamo, marchiamo questo punto che abbiamo avuto sempre bene e ci diamo. Adesso ci aspetta la sosta, speriamo di recuperare qualcuno un po' di quelli che sono infortunati in questo momento e ripartiamo. Sì, però la partita di oggi non mi è piaciuta dal punto di vista dell'interpretazione. Arrivavamo sempre un po' in ritardo su tutti i palloni, loro sicuramente da questo punto di vista hanno fatto meglio. Noi potevamo fare sicuramente meglio di quello che abbiamo fatto, anche se qualche occasione abbiamo avuto, però nell'arco della partita. Quindi queste le parole di mister Paglia, sei d'accordo sul fatto che quando giochi contro una squadra di bassa classifica ti presenti un pochino più molo? Ugo, come allora... può succedere, però lì dipende, scusa. No, interromperti. Prego, prego. No, c'è da dire che giocano, sono due squadre che giocano per obiettivi diversi, quindi detto ciò ognuno interpreta la partita con le proprie caratteristiche, il Molassana l'ha interpretata con quel tipo di caratteristiche, il Baiardo si aspettava che facesse una partita diversa. È un derby, io l'ho anche giocato una partita del genere, e è un derby un po' una partita a sé, dove può succedere di tutto. Sì. E così è successo, ed è un po' anche bello per i tifosi neutrali che sia stato così. Però diciamo lo stato di tensione dei giocatori dipende sempre dal tecnico, se tu riesci a creare, no? Su quella soglia, no? Anche giochiamo con gli ultimi, sei bravo, ecco, quando fai allenatore queste sono le cose che devi fare, no? Perché altrimenti... Infatti Pandiscia fa i complimenti ai suoi, perché nonostante tante assenze dice complimenti comunque che è sceso in campo. Andiamo a sentire mister Pandiscia. Dalla regia, aspetta Alessia, riproponi, dalla regia con l'iPad andiamo a sentire cosa ha detto mister Pandiscia, se riusciamo a mettere... Eccolo qua. Sì, assolutamente, usciamo di qua con un grosso rammarico per un gol al 95esimo, avendo avuto anche diverse occasioni per chiuderla, avendo corso poi alla fine solo due o tre rischi, in tutti nell'arco dei 90 minuti, il rammarico è proprio grande. Sicuramente abbiamo giocato contro la prima della classe in questo momento, quindi un punto ce lo marchiamo. E devo assolutamente fare i complimenti a tutti i ragazzi, teniamo conto che
Comunque per gli Legiambi, se abbiamo la Moviola, non so se del Baiardo, dalla regia chiedo a Camillo Ortolani e a Sergio Bisio se abbiamo la Moviola. Deve essere arrivata quella del Rapallo adesso, quindi proprio sul filo di lana. Non so se è arrivata quella del Baiardo o se c'era qualche cosa. Nei messaggi arriva qualcosa, Alessia? No, ci chiedevano una domanda tecnica appunto per quanto riguarda le promozioni e le retrocessioni di serie di eccellenza, come funzioneranno. Allora, per quanto riguarda le retrocessioni del campionato d'eccellenza, le ultime due dei due gironi retrocedono direttamente, le ultime dalla penultima alla sest'ultima giocano i play-out per giocarsi tre retrocessioni, quindi 10 su 10 il 30% andrà in retrocessione. Per quanto riguarda la promozione, ci sarà una pool promozione, le prime 5 assieme faranno un campionato di sola andata e le prime, ovviamente, la prima andrà in Serie D, mentre la seconda giocherà gli spareggi nazionali contro le altre seconde degli altri gironi. Comunque, peccato per Imola Sana, perché comunque poteva finalmente ottenere i 3 punti dopo tante partite e invece ha subito questo. La pensano così, però. Sì. Sì, io, essendo un po' di parte del Molassana, la penso così. Peccato appunto per questo gol subito all'ultimo. All'ultimo, negli ultimi minuti, Alessia. Sì, peraltro Biancato, grande protagonista del match, nonché comunque ex del Baiardo. Dovevi dire qualcosa? Sì, una bella o una brutta. La bella è che saluto un telespettatore di Bonassola, assolutamente, genio, ciao. Provenzano. La seconda purtroppo brutta, perché è mancato proprio venerdì dopo lunga malattia un consigliere di Savona, Angelo Santin, allenatore, fra l'altro un personaggio importantissimo nella Val Bormina, conosciuto da tutti, allenava ultimamente il Cengio, è veramente una grossa perdita, era anche una persona molto speciale, era anche il comandante dei carabinieri della stazione di Cengio, ma questo è un discorso a parte, era veramente un allenatore che si dedicava molto ai giovani, è veramente una grossa perdita per Savona e per l'AIA. Andiamo ovviamente al cordoglio alla famiglia. E alla regia chiedo a Sergio Bisio e Camillo Ortolani se abbiamo la Moviola di una delle due partite, mi scrivono qua i due ovvero tecnici, ovvero Baiardo Molassana oppure Campomorone Rapallo, mi scrivono che sono arrivate, adesso io non so cosa hanno selezionato, perché ovviamente le partite, come avete potuto qua del Campomorone Rapallo, sì. Questo è un calcio di rigore richiesto dal Rapallo, mi sembra che il giocatore del Campomorone tocchi la palla e quindi non mi sembra esatto. Questo invece è un calcio di rigore che è stato assegnato al Rapallo per un tocco di mano. Ecco qua, vedi, è il classico episodio di prima dove al Bogliasco non è stato. Questo invece cos'è? Un'espulsione? Questa è espulsione. Questo ci può stare assolutamente. Questo qua è doppia munizione o doppia espulsione? Sì. Rigore di prima. Questi sono i tre episodi della Moviola, ovviamente non abbiamo la dinamica, quindi non possiamo essere. Quindi facciamo un po' di. Andiamo a fare un pochino. Che puntata è stata questa, Fabio Lograsso? Cosa ti ha colpito di questa puntata? È stata una puntata. I risultati, dove. Sì. Tante genovesi hanno avuto successo anche in eccellenza, in Serie D. Che le Liguri si sono fatte in eccellenza, sono state un po' penalizzate. L'Imperia da episodi diciamo abbastanza dubbi, per non dire qualcosina di più, Ugo. Le immagini sono però quella dell'Imperia veramente è un rigore da manuale, da dire anche questo, l'espulsione, il fallo è questo, espulsione anche l'espulsione del Ligone, assolutamente è stata, assolutamente lì, perché è stata proprio, cioè, nel senso che voglio dire, per carità, sbagliamo tutti, ci mancherebbe altro. Questa puntata la potete rivedere stasera alle 21:27 sul canale 189 per i notturni, quelli dopo mezzanotte questa puntata verrà replicata interamente, mentre domani alle 12:30 sempre sul canale 189 alle ore 12:30 o altrimenti alle 21:30. E la settimana prossima andremo in onda abbastanza più rapidamente, chiuderemo un pelo prima perché ricordiamo che c'è l'anticipo, il posticipo di Genoa-Roma che verrà seguito appunto dalla nostra emittente. Io ringrazio Fabio Morello, che campo andrei a vedere? Prossimo sarà il Marassi. Il Marassi, quindi Bavari, nel il campo di Bavari. Lo so. E Fabio Lograsso, che rivedremo la settimana prossima, Alessia Bianchi. Buonasera a tutti. Ugo Maggi. Grazie sempre di invitarmi, vi ringrazio a nome mio e dell'Associazione Attori, è una bellissima trasmissione.
che arriva in tutta la Liguria, accertato, perché Buonasola, Spezia e poi probabilmente anche lì. Però so che tu sei amico con Provenzano, quello che ha fatto due gol. Sì, Provenzano è un ragazzo interessante, di Buonasola, è stato anche negli Stati Uniti, un ragazzo che è potenzialmente validissimo. E ha avuto anche un'esperienza giovanile, molte su squadre a Sesti Levanti, arriva a Samba. Ecco, sono contento che sia la Campo Morone. Ha fatto sicuramente anche due gol oggi. Esatto, è un buon acquisto sicuramente. Per il Campo Morone. Ringraziamo anche Davide Gazzano, che è un ex giocatore, ma che insomma vedremo spesso all'interno della nostra trasmissione. Claudio Bianchi vi dà appunto, ringraziamo anche Sergio Bisio e Camilla Ortolani, che gli arrivano 200 filmati e loro poi devono commissionare e metterli a posto, quindi non è proprio facile. Chi sta dietro in regia fa un lavoro che è oscuro, e però credetemi che quello che fanno loro due là dietro assieme a Simone Maggi non è poco. Claudio Bianchi vi dà appuntamento domenica prossima, sempre con Dilettantissimo, sempre alle 19, però non cambiate canale, perché tra poco Maria Grazia Barile con i suoi ospiti andranno ad analizzare il prossimo turno di campionato e, perché no, quello che è successo con la nazionale italiana. Questo programma è stato offerto da S&L Trasporti, via Fiumara 3, Genova.